Allora, innanzitutto io spero che la Regione Veneto ci ripensi. Devo dire che lo dico soprattutto per i dati della Regione Veneto, che ha dei dati negativi per quanto riguarda le vaccinazioni. Esattamente, ma poi vai a vedere provincia per provincia, la Regione Veneto avrebbe invece bisogno di questo decreto per potersi mettere in regola e per poter garantire maggiore tutela ai propri cittadini. Ricordo che c'è stato un paese confinante, ovviamente non italiano, che ha fatto una circolare che è finita sui suoi giornali, dove invitava i genitori a non portare i bambini a Gardaland per il basso tasso di immunizzazione dal morbillo, e quindi perché consideravano andare in vacanza in Veneto un rischio per i propri bambini. Io credo che questo non possa essere un obiettivo del presidente della Regione Veneto. E inoltre ricordo anche che il Veneto dovrebbe errare umane ma perseverare diabolico, ha sempre avuto un atteggiamento molto aperturistico nei confronti di Stamina, anche dopo che c'era stato tutto lo scandalo, che era uscita fuori chiaramente che questo non aveva nessun tipo di valenza. È stato fatto da molti suoi parlamentari un'azione parlamentare pro Stamina. Non vorrei che dopo averlo fatto su pro Stamina lo faccia Novax. Ecco, questo penso che tutti possiamo commettere degli errori. Quello che è emerso da quella lezione là che noi abbiamo avuto con Stamina, che il Parlamento ha avuto, che su certi temi lasciamo stare la politica. La politica deve rimanere fuori dalla porta, dobbiamo invece affrontare i temi in modo scientifico, con i medici, dare retta a quello che sono i temi della salute pubblica, dove non siamo certamente noi che facciamo politica i destinatari di un sapere che va oltre quello scientifico.